Buongiorno, Madonna, sempre stempiata con la coda. E mi sta dando via la voce e c'è la tua parola che sbatte, vai! Allora, sono sul letto, non so perché. Rifatto, vorrei far vedere. E ho la magliettina del pigiama, però in realtà sotto sono vestita per andare a lavoro. Perché sì, oggi è lunedì e eccezionalmente sto andando a lavorare a Como, nel mio primo lavoro. Cosa che non succedeva dai tempi di non so quando, però oggi appunto andrò a lavorare lì, tra poco andrò a mangiare da mia mamma perché appunto ho pulito, sistemato, eccetera, non ho voglia di mettermi a preparare da mangiare e spero domani di riuscire a registrare e pubblicare il nuovo video di Halloween perché il primo vi è piaciuto tantissimo, eh? Tanto, 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 infatti ho detto no, assolutamente io lo devo fare. Non so cosa è successo, raga. Cioè, mettiamo. Se mi metto così faccio un po' fastidio. Boh. Comunque, non so cosa sia successo. Perché allora io ammetto che non sono bravissima. Nei make-up, nelle riprese, tutto quello che volete, nell'editing, tutto. Però mi aspettavo che comunque un minimo fosse visto il video, invece pochissimo. Quindi non so se in realtà, visto che ho sentito altre persone chiedere se i video li avevano visto, erano stati pubblicizzati, indicizzati da YouTube, eccetera. Comunque credo che probabilmente non lo abbiate visto perché non è stato indicizzato, perché comunque magari non vi interessava. E quindi niente, però visto che io già avevo programmato di farne almeno altri due, comunque li farò, anche se magari non vi piaceranno molto, io li voglio fare comunque lo stesso. Scusate, continuo a guardare lì perché ho la sensazione del rosato tra i denti e che il rosa me li ingiallisca molto. Boh. Comunque, appunto, vi stavo dicendo che li farò lo stesso perché comunque ormai mi ero prefissata di farli e li voglio fare perché comunque quelli che ho visto mi piacciono, cioè che ho visto, che ho pensato, mi piacciono e ho già in mente come registrare, eccetera, e poi anche su Instagram non mi state seguendo, perché non mi seguite su Instagram nella mia pagina? Così vi posso tenere aggiornati. Seguitemi anche lì, anche se non mi mettete like alle foto, non mi interessa, però almeno potete vedere quando escono i video, eccetera, quando sono in ritardo, perché in teoria quello di ieri, che era domenica, è uscito, cioè doveva uscire venerdì, però ragazzi, cioè veramente non faccio proprio più in tempo a far nulla. Comunque niente, io adesso mi vesto, anche se sono già praticamente pronta, cioè devo solo togliere il pigiama e mettere i pantaloni e sono vestita. E vado a pranzo e poi andrò a lavoro. Il mio comodino in disordine, si vede. Va bene, ci vediamo dopo. Allora, lasciando perdere il casino che c'è dietro, ho optato per questo look, magliettina lunga, questa giacchettina, anche se credo che la cambierò perché secondo me avrò freddo, però vabbè. E stivaletti questi qua di Stradivarius. Sono questi qua bassi, carini, che mi piacciono un sacco. Poi basta, sono tutta nera, però credo che metterò un'altra giacchetta dopo, perché ho freddo, sicuramente. Ah, perché non ve l'ho detto? Perché stasera mi fermerò a fare un aperitivo con i miei colleghi, me l'hanno appena chiesto, e quindi devo mettere qualcosa che non sia solo la divisa di lavoro, e quindi qualcosa che sia un po' più caldo di questo qua a tre quarti. Allora, sto chiudendo le finestre intanto, le tapparelle in realtà. Fa un freddo assurdo. Così vado a mangiare e poi parto. Ok, non chiudo tuttissimo perché tanto tra poco torna Marco, quindi. Ok, ho chiuso tutto, devo prendere la felpa e il giubbino. No, vabbè, non so se vedete gli alberi dietro di me, c'è un vento di quelli assurdi, che tra l'altro in macchina fa anche caldo, però c'è proprio un vento pauroso. Buongiorno, oggi sarei voluta andare a lavoro a piedi, ma
È tardissimo, non è possibile. Si sono susseguiti una serie di fatti, quali tra cui voler mettere la tinta labbra a tutti i costi, non avere bottigliette d'acqua piene e quindi ho fatto tardi. Cioè, questione di minuti, però non riesco più ad andare a piedi. E quindi vado in macchina sperando di non fare troppo tardi con il parcheggio. Mamma mia, ho il fiatone perché fa un freddo assurdo. Me la sto facendo abbastanza di corsa e non respiro più. Ok, andiamo. Sono vestita abbastanza leggera, camicettina di jeans col giubbetto, però leggera. Invece fa un freddo assurdo, 9 gradi qua a Milano. Da voi? 20 gradi? E allora? Oh mamma mia, è tardissimo. C'era pure in mezzo quello della spazzatura. Ciao, ciao, è proprio. Oddio, che freddo. L'ho già detto che ho freddo? Ma no, perché ho freddo? Basta, sì, quando è così entro in mood e dico solo che ho freddo. Quindi io vi saluto, ci vediamo più tardi. Ho messo, vabbè, questo maglioncino leggero e sopra ho messo un altro maglioncino. Sono uscita di casa senza giubbetto, quindi adesso fa un freddo. Madonna, non sto ragionando proprio più per niente. Vabbè, comunque ieri, ragazzi, ho fatto sia mattina che pomeriggio a lavoro, quindi non mi ricordo se vi ho poi ripreso, vi ho detto qualcosa, non me lo ricordo proprio. Invece oggi farò solo mattina, perché pomeriggio dovrò portare il cane dal veterinario. Quindi, oddio, sono incastrata. Quindi, ecco. Quindi faccio solo mattina e basta. Però fa un freddo cane e sono quasi in ritardo, quindi ci vediamo dopo. Storia della mia vita. Finalmente casa. Se riesco ad aprire. Ok. Pomeriggio non dovrò andare, fortunatamente, che devo portare il cane dal veterinario, quindi la mia giornata lavorativa è finita qua oggi. E niente, quindi adesso dovrei girare il nuovo video di Halloween, che in teoria avete già visto sul canale settimana scorsa. Quindi mi metto a fare quello, così poi preparo il pranzo. Cioè, guardate in che condizioni sto preparando il pranzo. Cosa che se rientra Marco si spaventa. Questo video qua, questo look qua lo trovate nel video che vi lascio qua nelle schede, che è il secondo di Halloween. Nel frattempo sto preparando il pranzo e niente, siccome è tardissimo mi devo sbrigare, quindi mi struccherò dopo.
Buongiorno a tutti. Oggi è... Che giorno è oggi? Giovedì? Giovedì. Ci stiamo preparando per andare a mangiare il sushi per pranzo. No, non andiamo? E niente, poi dopo direttamente da lì andremo a lavorare. E poi niente. Stasera Marco non ci sarà, quindi mangerò da sola. Mi lascio da sola Resta stasera. con gli iscritti? Cosa? Resta con gli iscritti. Festa con gli iscritti, dice. Quindi stasera tutti gli iscritti, quindi tutti e 99, maledetti a voi, 99, venite qua a fare una festa, ok? Visto che Marco non c'è, ci mangiamo una pizza insieme. Tanto ci stiamo in casa, voglia. Volendo ci staremmo. Uno con la piastrella. Cosa? Ma Uno con la piastrella. va, ci stanno 99 persone qua. 100 no, però 99 sì. Il centesimo sono io. No, tu sei fuori, quindi non sei il centesimo. Quindi mi raccomando, tutti e 99 stasera qui. Sì. Lo sfondo è sempre lo Prendete un stesso, fondo. ormai. E il sushi, dov'è? Non c'è. Qua che passa. L'unico momento in cui non Non passa nulla passa, l'hai preso tu. esatto. Detto. Ciao, vogliamo una. Siamo stati interrotti. Sono troppo vicino. E ho capito, non è che voglio Dai, il braccio è essere estendibile, guarda che roba. Che differenza, troppo. Oh. guarda. Si sta prendendo tutto il locale anche. Se ne frega, se è nel posto pubblico non possono denunciarci. Controluce, bellissimo. Siamo stupendi. Comunque siamo qua, stessa Ma storia. non so se si Da sente. mesi. Si sente? Dopo vedremo. Di vedere vicino appunto per quello anche. Sì, Truccata no. bene. No. Vabbè, così va bene il Sì, va coso. bene. Non vi offendete. E niente, adesso iniziamo a mangiare qua qualcuno preparati. Mi sento osservata nel frattempo dai tavoli accanto. Allora, mi dicono perché stai facendo il video? Dico, in Italia c'è questa concezione che riprendersi è una cosa così strana, se vai in altri paesi non è così. Ma Tipo che è negli che Stati si... Uniti, se tu Ma ti ne riprendi adesso per tu... strada, ti fai un selfie, ti stai facendo un video, un No, vlog, non nessuno ti ti dice rompe, niente perché non ti non ti guardano male. guardano nemmeno. Qua Qua invece ti ti guardano guardano. male. Non so, dei particolari. Quindi mangiamo. Mangiamo. Situazione dopo 2 minuti che siamo qua. Abbiamo già il tavolo pieno. Ed è solo l'inizio. Allora, sto uscendo adesso da lavoro. Mamma mia, oggi mi è volata, però dall'altra parte, boh, non so nemmeno io. È volata, ma non è volata. Ecco. E niente, adesso vado a casa, appunto sono da sola, Marco non c'è. Devo finire di editare il video, quindi a questo punto ve lo metterò online domani, che è venerdì, e poi domani dovrò girare terzo ultimo video dei trucchi di Halloween che vedrete domenica. Esatto, vedrete domenica. Stavo ringraziando, non so se avete visto, stavo ringraziando uno che mi ha fatto i fari perché avevo le luci spente. Però non so perché mi sono dimenticata di accenderle. Tra l'altro le accendo sempre, però qua c'è molta luce. Ma perché non ballavi più? E adesso come balli? Ok, e niente, quindi finirò quello. Poi sarò un po' sul divano a vedere la TV. Devo anche cenare. Cenerò da sola. La prima volta da quando
viviamo insieme che non mangiamo insieme, forse. No, forse è la seconda volta, sì. La seconda volta, vabbè, nulla di grave, insomma, si sopravvive. E niente, quindi niente, adesso torno a casa, fa un po' caldo e faccio queste cose qua che vi ho detto e mi rilasserò. Volevo giocare anche un po' a The Sims, così ne approfitto che lui non c'è per giocare a The Sims. Anche perché domani è venerdì, si ricomincia con un'altra giornata di lavoro, al mio secondo lavoro domani farò sia mattina che pomeriggio. Ha iniziato proprio col botto, sta diventando abbastanza pesante perché prima erano solo i pomeriggi quando non andavo qua. Adesso qua questa settimana ho avuto qualche giorno in più in cui ho lavorato e nel secondo lavoro sono andata anche la mattina, quindi è stato bella tosta, cioè a parte ieri A parte ieri pomeriggio non ho avuto riposo e comunque ieri pomeriggio ho dovuto sistemare la casa, pulire, che ovviamente non va trascurata, e sistemare la roba che avevo ancora nella valigia del cambio stagione, fare le lavatrici, cioè queste cose qua di routine quotidiana. Quindi praticamente diciamo che quello è stato il mio riposo. Un giorno di riposo. E poi invece ho lavorato sempre. Poi ci sarà sabato e la domenica che sarà bello tosto. Dovrò anche prepararmi il pranzo da portarmi. E niente, quindi vabbè, tralasciando le lamentele, diciamo così, sto lavorando tanto. Quindi ho paura di arrivare stanca, perché settimana prossima è festa. Allora, voi quando vedete questo video, praticamente domani è festa, perché voi vedrete questo video martedì, e appunto domani è festa, il 1° novembre, che è mercoledì, e questa settimana qua sarà bella impegnativa, perché appunto mercoledì lavorerò tutto il giorno. Lunedì lavorerò e poi lavorerò venerdì, sabato e domenica e non so se dal secondo lavoro lavorerò le volte in cui non ci sono di là, quindi lunedì mattina, martedì tutto il giorno, eccetera, eccetera. Tenterò di lasciarmi il giovedì pomeriggio libero perché c'è Marco a casa e almeno possiamo andare a fare le commissioni, cioè in realtà dovremmo andare da IKEA in teoria. Sì, ma voi ballate di brutto. In teoria. Ok, non dovreste ballare più. Comunque appunto giovedì dovremmo andare da IKEA, comunque vi faremo vedere tutto nel prossimo weekly vlog, perché ormai sto prendendo l'andazzo di farvi il weekly, perché il daily vlog risulterebbe un po' una palla visto che lavoro tutto il giorno o mezza giornata, ma comunque vado a lavorare. Che cavolo guardate voi, ma è che faccio avanti e indietro dal lavoro? Ci vediamo domani mattina, che spero di riuscire ad andare a lavoro a piedi, ci proveremo almeno. E quindi vi mando un bacio, ci vediamo domani. Buonanotte. A parte il fatto che devo fare benzina, ho l'aria per spannare il vetro, cioè ci sono 7 gradi. Mamma mia, sta proprio arrivando l'inverno. Buongiorno. Sono arrivata a lavoro. Oggi ho messo uno di quei pantaloni che mettevo quando andava di moda la vita bassa e ho voluto riprovarli e ho capito perché non li mettevo più. Sono di una scomodità assurda, continuano a cadere e non ho nemmeno una cinta. Quindi vabbè. Mi guardano tutti.
perché mi sono scordata di salutarvi in macchina, quindi adesso vi saluto qua. Niente, io sono arrivata e ci vediamo dopo. Buongiorno, oggi è domenica e non mi ricordo l'ultimo giorno in cui ho vloggato in questo weekly. Sono sicura che ieri non ho vloggato nulla, che era sabato, perché appunto sono andata a lavorare la mattina presto. Sono tornata la sera tardi e quindi non ho vloggato nulla. Che perché poi sono andata a cena dei miei genitori, abbiamo mangiato la pizza fatta in casa che è buonissimissima. E quindi niente. E adesso sono andata a lavorare. Un gibollo sulla macchina. Cioè, io non lo so. Vi vorrei far vedere come mi ha parcheggiato sto tizio qua. Grazie, dico io. Ci passo sicuro. Cioè, già non ci passo con le borse. Quindi ti conto. Vabbè. Mi è pure caduto il telefono. Per colpa sua. Quindi vabbè. Adesso triste, triste. Vado a lavorare. Già partita male questa giornata, con questo tizio qua appiccicato a me. Non mi ha rigato la macchina, però mi ha scheggiato il telefono. Quindi comunque mi ha fatto un danno. Va bene, allora io vi saluto per il momento, così ascolto un po' di musica in macchina e ci vediamo dopo quando esco. Buongiorno, devo tenere così per farmi vedere. Vabbè, comunque buongiorno. Questo weekly, volevo dirvi, è stato un po' altalenante. Perché, non lo so perché, però mi sono persa via alcuni giorni e tutto quanto, quindi non so che cosa verrà fuori. Non l'ho ancora editato, ovviamente. Sarà online, credo, suppongo, martedì, spero. Quindi per me è domani, oggi è lunedì. E niente, spero ci sia qualcosa di decente, perché i video di Halloween non se li è cagati nessuno. E niente, speravo di avere un riscontro, cioè oltre dalle visualizzazioni basse, un riscontro anche con commenti così, però vabbè, pazienza. E nulla, quindi facendo i chilometri col controsole per andare a prendere la macchina. Per andare a prendere la macchina, perché non ho parcheggiato vicino casa, perché ieri non c'era un buco. Quindi adesso sono arrivata, sto andando a lavoro al secondo, e poi pomeriggio, appena rientro, dovrò andare al primo, quindi ho giusto un'ora dopo di pausa pranzo tra un lavoro e l'altro. La gente mi guarda male. Ho giusto appunto un'ora di pausa pranzo tra un lavoro e l'altro. E niente. Quindi non so se riuscirò a mettere mano il vlog di domani, se no lo farò stasera. Tra l'altro quest'occhio, come potete vedere, totalmente rosso, lacrimante. Non so nemmeno io come sto facendo a tenerlo aperto, che non ce la faccio a tenerlo aperto, però cosa devo fare? Ho provato a mettere collirio eccetera, infatti l'occhiaia non è coperta qui perché non volevo mettere prodotti. No, da quando
perso le puntate. Non riesco ad aprire più. Molto bene. Vado in giro con un occhio chiuso. No, vabbè, finché qua dietro casa ce la posso fare. Però se poi mi devo fare un'ora di macchina con un occhio chiuso diventa un po' complicato. Quindi devo assolutamente risolvere il problema dopo. Se no dovrò tenere su gli occhiali per almeno per la strada. Sai, io proprio. Però ragazzi, mi devo soffiare il naso, che ci posso fare. E appunto poi al massimo dopo mi rimetto le lenti. E niente, quindi io sono praticamente arrivata e vi direi che ci vediamo dopo. Mamma mia, quest'occhio, poverino, mi fa malissimo. Cos'ho qua? Un brufolozzo. Comunque sono tornata a casa, vi ho fatto un po' vedere nelle clip precedenti che cosa faccio io a lavoro, nel secondo lavoro, perché al primo non riesco a farvi vedere nulla. E quindi niente, sono tornata a casa, adesso ho un'oretta di tempo per prepararmi il pranzo, cambiarmi e andare a lavoro. Quindi mi rilasso un attimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!